Amici di Gadgetland, ciao da Marco e da Federico. Eccoci oggi con un prodotto un po' particolare, si chiama Solo Uno Control, in questo caso abbiamo la versione Pro, andiamo a vedere adesso di che cosa si tratta, e il kit per comandare invece i dispositivi più anzianotti che non sono compatibili con questo radiocomando universale. Il prezzo parte da 99€, quindi è già una nota positiva. Andiamo a fare un piccolo unboxing e vediamo cosa c'è nella scatola. Questa è la seconda parte. Allora, qui dentro ci sono le staffe per poter fissare questo radiocomando universale su un palo, sul muro o dovunque ne vogliamo. Io credo che la soluzione più adatta per l'utilizzo che penserò di farne sarà quella all'interno del cassettino dell'automobile. Perché? Perché andando e venendo da diverse abitazioni questo dispositivo mi consentirà di comandare con un unico device, quindi il mio smartphone, tutti i radiocomandi, e quindi non dovrò più tenerli nel cassettino sentendoli sbattere ogni volta che prendo una buca. Le dimensioni sono abbastanza generose, il dispositivo è resistente all'acqua, alla neve, al gelo, al sole, insomma c'è anche una guarnizione qui che noi non vediamo, ma c'è. Dietro si presenta in questo modo qui ed è fatto così per poter essere bloccato. Questo è l'aggancio per fissare l'unità a un palo con le relative fascette abbastanza lunghe, generose. Tassellini e tutte cose che non ci interesseranno, perché come vi ho detto credo di tenerlo all'interno del cassettino della mia auto. Vi dicevo, il prezzo parte da 99€ per la versione basica, che consente di abbinare fino a 4 radiocomandi e fino a 4 utenze. Quindi esiste poi una versione che si chiama One Control, dov'è questa qui, filo, quindi non è alimentato da batterie, dopo vi dico quanto durano, ma da una sorgente 12 o 24 volt, quindi se abbiamo l'alimentazione che già arriva al cancello, solitamente c'è anche per le fotocellule, possiamo attaccarlo e dimenticarci della batteria. Questo perché? Perché immaginiamo un contesto tipo un B&B oppure un condominio in cui si vuole fare a mano di tutti i telecomandi, anche perché hanno un costo, si rompono sempre. Noi possiamo collegare alla corrente il nostro dispositivo e dimenticarci di cambiare le batterie. Nella versione basica, quindi quella da 100€, abbiamo detto 4 dispositivi contemporaneamente, 4 radiocomandi o 4 tasti di un unico radiocomando, e le batterie dovrebbero durare, c'era scritto da qualche parte, circa 2 anni con poche pressioni dell'apertura al giorno, oppure un anno con più di 20 pressioni dell'apertura al giorno. Sono batterie normalissime, sono le mezze torce, quindi le batterie C. E poi no, c'era anche il discorso comodo del regolare gli accessi. Sì, esattamente. La versione Pro, che è quella con utenti illimitati, ma per illimitati credo siano circa 1000, c'è addirittura la possibilità di gestire gli accessi. Facciamo un esempio. Bed and breakfast. Ok, abbiamo un appartamento che affittiamo con Airbnb. Dobbiamo dare ai nostri ospiti la possibilità di aprire il cancello anche quando arrivano tardi alle 4 di notte, che noi non ci siamo. Daremo la possibilità a loro di scaricare l'app, tramite il loro numero di cellulare gli daremo l'accesso e possiamo addirittura dire dal 18 di settembre fino al 24 di settembre. Possiamo vedere quando sono entrati, quando sono usciti. Ma sì, è vero, sì, registro accessi. Esattamente, registro accessi. E come si configura? La cosa più importante. Allora, è molto semplice. Sul succulento manuale che è a corredo sono indicati, non tutti, ma credo la maggior parte dei radiocomandi compatibili. Ce ne sono veramente di tutti i gusti, ci sono un sacco di pagine. Noi abbiamo già trovato i nostri. Sì. Sì, sono dei modelli stranissimi, alcuni più comuni. Sì, alcuni mai visti. Dovrebbero esserci tutti.
E la configurazione è molto semplice. La prima volta che apriamo l'app, adesso vi faccio vedere, ci chiederà di inserire il PIN del nostro dispositivo. E il PIN lo troviamo, adesso ovviamente per ragioni di sicurezza non ve lo faccio vedere, ma è contenuto in questa scheda qui. Sono 6 cifre. Sto comunicando con il solo, dal molto solo. Solo. Ok, adesso ci chiede di abbinare il radiocomando, quindi avvicinando il radiocomando, la distanza consigliata da 10 a 20 cm, lui effettuerà la copia. Allora, opzione 1. Il radiocomando è un radiocomando semplice, quindi senza codice che cambia, senza rolling code, verrà immediatamente copiato. Opzione 2. Telecomandi con codice variabile, centralina fissa, tra virgolette. Il codice verrà copiato, ci chiederà di fare magari più inserimenti del codice per accoppiare e verrà copiato. Opzione 3, credo sia la più difficile in assoluto, quella in cui anche la centralina ha un tastino da schiacciare con il tasto impara. Credo che uno dei telecomandi che ho io sia così, quindi dovrò per forza andare vicino alla centralina del cancello per codificarlo, mentre gli altri due sicuramente sono del tipo rolling code, quello classico. Beh, poi una volta lo fai, una volta poi si è a posto. Esattamente. È ovvio, o meglio ovvio, bisogna comunque dire che i radiocomandi vecchi continuano a funzionare, quindi non è che vengono esclusi. Vediamo invece il funzionamento dell'app. Allora, come vedete, io ho impostato al momento 3 radiocomandi. Il primo è il cancello principale di una casa, il secondo che è praticamente un box, e il terzo, come vedete dall'icona, è un garage all'aperto. Il sistema prevede di azionare il comando non appena io schiaccio premi, come vedete adesso, ok? Effettuerà una vibrazione quando il comando viene inviato e una seconda vibrazione quando il comando invece viene recepito dalla centralina. Quindi abbiamo la sicurezza tattile, diciamo, oltre che visiva, che il comando sia stato inviato. È possibile anche fare delle combo, quindi delle combinazioni. Posso aprire cancellone, schiacciare subito Garage Marco, schiacciare subito ancora premi e lui effettuerà una dopo l'altra le aperture. Ad esempio, se ho un cancello principale e poi dopo un secondo cancello, tipo mi viene in mente in un condominio il cancellone principale più la Claire radiocomandata. Dalle impostazioni possiamo gestire i solo, quindi possiamo cambiare il nome, aggiungere o rimuovere eventuali radiocomandi e condividere tramite il pannello condivisione e vedere tramite lo storico degli accessi gli accessi effettuati e i cancelli che abbiamo condiviso con i nostri amici ospiti. Guida all'uso, beh, non mi sto a dilungare visto che credo che abbiamo già detto tutto. Radiocomandi compatibili, c'è tutto un elenco di marche e con relative immagini, e poi ovviamente contatta l'assistenza in caso abbiamo problemi nella gestione del nostro radiocomando. Il supporto tecnico è molto preparato e ci aiuterà a configurare ciò che non riusciamo a fare da soli. Per concludere, mi sento pronto ad assegnare un bel 4 stelle e mezzo come punteggio totale a questo prodotto. Ricordiamo, solo di One Control, compatibile con un sacco di smartphone. Avete visto che è un gioco da ragazzi impostare i radiocomandi, anche data l'enorme mole di istruzioni fornite. Parlano di loro un sacco di testate. Vi inserirò poi nella descrizione del video i link per poterlo acquistare. Eccoci in chiusura, ragazzi. Allora, vi ricordo intanto di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto e di seguirci sul nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle nostre recensioni video. Se vi va, date anche un'occhiata al nostro sito internet, dove trovate tante altre recensioni. Sono recensioni scritte, quindi con tante belle immagini, tutti i nostri pareri, unboxing, eccetera, eccetera, eccetera.